Offensiva franco-britannica al Palazzo di Vetro di New York. Il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha cominciato a esaminare una bozza di risoluzione presentata da Londra e Parigi che condanna la repressione in Siria. Il testo sarà messo al voto nei prossimi giorni, come ha annunciato l'ambasciatore britannico all'ONU. Gli elementi principali di questa bozza, ha detto, sono la richiesta di una fine immediata delle violenze e la condanna delle violazioni sistematiche dei diritti umani. Si chiede a Damasco di allentare la morsa contro le città prese d'assedio. Il testo ha già ricevuto il parere favorevole degli Stati Uniti, ma potrebbe scontrarsi con il veto di Russia e Cina. A differenza della risoluzione adottata contro la Libia di Gheddafi, non prevede alcuna sanzione nei confronti del regime siriano.